Signor Presidente, anche per Di Bella, come lei ha ricordato, è stato sentito in incidente probatorio il 12 luglio 2002, viene oggi sentito in ordine a due verbali prodotti, sono i verbali del 22 gennaio 99 e 20 aprile 2001. La difesa mi segue, mi pare che sono questi. Signor Di Bella, lei ha fatto parte di qualche clan mafioso? Sì. Quale? Dall'inizio o l'ultimo, non lo so. Dall'inizio, molto succintamente dall'inizio, per capire chi è lei e farlo capire al tribunale. Sì, gruppo Pillera, San Paolo. E in che anno? Parliamo già dall'80... l'83, 84. E quanto tempo resta nel clan Pillera? Fino nel 90. Nell'86-87. Che succede nell'86-87? C'è una guerra contro gli Sciuto. Cioè Pillera contro Sciuto? Sì. Sciuto è un altro clan? Sì, c'era Pillera, era alleato Pillera e Cappello. Ho capito. E lei da questo clan quindi ha fatto una guerra contro gli Sciuto? No. No. Ho fatto la guerra contro il Cappello e Pillera. Quindi è passato a un altro clan? Sì, con il Sciuto. Ecco, io le stavo chiedendo perché è passato dal clan Pillera a clan Sciuto. Ah, mi scusi. No, forse non è chiara la domanda. Ho passato perché per l'uccisione di un mio zio. Come si chiamava? Florido Paolo. Il motivo per cui è stato ucciso? L'avevano ucciso, era un poveretto, vendeva sanguinaccio con la bancarella. Ma come si dice in clan malavitoso, era un lavoratore? Sì, sì, un lavoratore. Come? Quindi non faceva parte di nessun clan? No. E perché l'hanno ucciso? Perché sull'istante mi avevano detto che mio zio si era comportato male, però mi indicavano sempre che era stato a ucciderlo il gruppo Pillera. Pillera e Cappello, no? E allora mi indicavano dei nomi, invece poi dopo quegli anni si è scoperto che erano stati, diciamo, i miei alleati, i miei compagni. E quindi lei per questo motivo passa al clan Sciuto? Sì. E mi ha detto gli anni 86-87, ho capito bene? Sì, sì. E quanto tempo rimane nel clan Sciuto? Fino nel 93. Nel 93 che succede? E nel 93 succede che c'è la spaccatura fra il gruppo di Ferroni Giuseppe e Sciuto. Cioè prima Ferroni e Sciuto erano tutto un clan? Sì. Poi c'è la spaccatura. Sì, perché avevamo ucciso a Laudani, no? Chi? Il gruppo di... Voi dico, ma quale Laudani? Il nome, se può essere Gaetano, più... Gaetano. Ora poi mi dirà perché. Dico, c'è questa scissione nel gruppo tra Ferone e Sciuto. Sì. E lei in questa scissione che posizione prende? Di Ferone. Di Ferone. Perché, vi dico pure perché. Dica. Il perché al suo tempo vengo a sapere che a uccidere mio zio non era stato né Pillera, né Cappello e né altri, bensì a Savasta. Pugliese Salvatore. E a Savasta con quale gruppo? Scusi, sì, l'ho capito. A Savasta con quale gruppo era alleato? All'epoca era alleato con il gruppo di Sciuto. Con il gruppo, quindi praticamente era nel suo gruppo? Sì, sì. Ho capito. E come finisce poi questa appartenenza a clan Ferone? Quando viene arrestato lei? Io vengo arrestato nel 94. 94? Sì. E collabora da che anno? I primi del 97. I motivi della collaborazione? Beh, per cambiare vita e finirla con tutto quello che era il mio passato. Ho capito. Senta, poco fa lei ha parlato dell'omicidio Laudani. Sì. Ecco, questo ci dà modo di entrare in un tema che io vorrei affrontare con lei. E come gruppo Sciuto Tigna, che rapporto avevate con i Laudani? Se magari vuole essere più preciso nel tempo. Allora, dottore,
se si riferisce. Dunque, 86-87, lei entra nel gruppo Sciuto. Sì. Sciuto, che rapporto ha con i Laudani? Sciuto? Il clan Sciuto, ovviamente. Era alleato con noi, i Laudani. Ah, i Laudani erano alleati con voi. L'omicidio di Gaetano Laudani in che anno avviene? Nel 93, se non mi sbaglio, 93. 93? Sì. Ma è approssimativo? O potrebbe essere 92? C'ha un ricordo preciso? Mi sa che era la fine del 92, mi sa che era dicembre lì. La cosa era lì. A noi risulta dagli atti, è ottobre 92. Questo le. Più... Sì, sì, sì. Ecco, vuole dire al tribunale il motivo per cui clan Sciuto uccide Gaetano Laudani, che appartiene a un clan che è amico vostro? Ecco. No, Laudani non l'ha ucciso il gruppo Sciuto. Laudani l'ha ucciso il gruppo Ferone. E non faceva parte di Sciuto? L'abbiamo fatto per. Quella è stata un'idea, una decisione presa dal gruppo Ferone. Perché Laudani e Gaetano aveva detto che Ferone era un confidente dei carabinieri. Ho capito. Senta, ma non c'era stato, lei ha conosciuto o conosce un certo Lonco Domenico? Come? Mimmo Lonco, sì. Mimmo Lonco? Sì, sì. E Mimmo Lonco è vivo o è morto? No, è morto, infatti sulla storia quella è la morte di Laudani. Ecco, e allora mi vuole spiegare in che modo l'omicidio di Mimmo Lonco è collegato con l'omicidio di Gaetano Laudani? Sì, ci rientra benissimo quello là. No, lo spiega al tribunale. Ci rientra perché, allora, che succede? Mimmo Lonco quel periodo era il nostro responsabile, perché noi eravamo in carcere, io, Ferone e altre persone. E allora, come responsabile c'era Mimmo. Solo che Mimmo, e a parte che era un debole, e che cosa faceva? Andava d'accordo con il gruppo dei Laudani. E poi che cosa faceva Mimmo? Cercava di giocarsi pure i compagni, perché si erano messi d'accordo che doveva morire Ferone e Giuseppe, perché l'accordo l'aveva preso Laudani, cioè l'aveva deciso che doveva morire Ferone e Giuseppe. Noi lo scopriamo questa storia perché ci viene detto a Ferone di andarsene via, ma un po' perché non ti allontani, perché non fai così. Ferone mi fa un giorno a me: senti, dobbiamo uccidere a Mimmo Lonco. Ci siamo andati a casa per ucciderlo, a Mimmo Lonco, e arriviamo lì e c'è, ad aprirci la porta c'è la moglie e Nino Lomodoro Torisi. Mi ricordo come se fosse adesso, Mimmo Lonco era scalzo, non aveva nemmeno le scarpe. In quell'occasione l'abbiamo ucciso a Mimmo Lonco. E abbiamo fatto finta di niente e ce ne siamo andati. Però ormai il destino suo era segnato. Fortuna nostra, che succede? Che viene ucciso Mimmo Lonco. Non da parte vostra, da parte di altri. Perfetto, da altri. Che cosa abbiamo fatto noi, assieme a Ferone, io e Ferone? Abbiamo preso la palla in balzo, abbiamo fatto finta di essere dispiaciuti, finta di voler vendicare a Mimmo Lonco, finta tutto, perché abbiamo poi in foto, c'era però delle persone che facevano parte dei Sciuto, che eravamo ancora tutti assieme con i Sciuto, che erano chi piangeva, chi voleva uccidere tutta la famiglia Laudani, che non ragionava. Abbiamo preso la palla in balzo. Hello everyone, welcome back to our channel. In today... Gaetano Laudani è stato ucciso perché aveva fatto uccidere a Mimmo Lonco, perché Dano Laudani aveva detto: l'ho fatto uccidere io. Ma era vero? Sì. E allora che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo preso la palla in balzo, abbiamo coinvolto i componenti della famiglia, quelli più importanti del gruppo Sciuto. Abbiamo organizzato questo omicidio di Laudani, però io lo ripeterò sempre: se non era che Tano Laudani aveva detto che Ferone Giuseppe era confidente dei carabinieri, non sarebbe stato ucciso. Ho capito. Senta, l'uccisione di Tano Laudani determina la guerra tra voi e Laudani? O no? Sì, sì, e lì è stata la guerra.
Quindi la motivazione della guerra è stata questa. Sì, quella è stata. Va bene, parliamo un attimo invece del periodo di pace, quando voi eravate alleati dei Laudani. Sì. E che zona di influenza territoriale avevate voi e che zona di influenza territoriale avevano i Laudani? Ma noi avevamo Catania, i quartieri, San Ciocio, Librino, si posso dire San Cristoforo, Benzoni. I Laudani? Noi Laudani avevano i paesi, San Giovanni la Punta, Tre Castagne, Pedara, altri posti che... Ora la domanda che io le faccio è questa: c'era una zona o qualche zona di Catania che era sotto l'influenza dei Laudani? E posso dirci? Intanto mi dica se sì o no. No, 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 la provincia di Catania. Catania, città. Città aveva, lui come città c'aveva con il gruppo che poi si era alleato, c'era Catalana alleato con i Laudani, c'era il San Giorgio. Quindi San Giorgio era quel... Lì qua c'era la Savasta, perché poi la Savasta si era alleata con... Ma scusa un attimo fa, lei ha detto che San Giorgio era zona vostra. Sì, però è nostra, sì, però essendo che poi si era alleato, il Catalano era con i Laudani, c'era pure lui. E quindi Catalano in quale zona operava? E San Giorgio. San Giorgio. E sa di che cosa si occupava Catalano? Ma Catalano si occupava di tutto quello che c'era di occuparsi, la droga, le estorsioni e altro. Lei ha conosciuto il cognato di Catalano, Drago? Sì, sì. E Drago di che cosa si occupava? Di droga, di usura. Adesso mi viene in mente altro. Sa se Drago aveva un forno a San Giorgio? Quando aveva un forno dove lui aveva l'officina prima, però non c'ero mai stato, gli dico la verità. Ho capito. C'è un parente di Catalano che lei sappia che faceva la guardia giurata? Un parente mi sa che era uno che... non vorrei sbagliarmi. Quello che lei ricorda? Sì, uno che abita vicino a casa mia, però mi ricordo, mi sa che si chiama, Salvatore, mi sa che si chiama. E può essere grasso il cognome? Mi sa di sì, perché lo so, perché abbiamo messo un cadavere vicino a casa sua, perché... Sì, ma sì, c'è un soprannome questo Salvatore? Volando, una cosa del genere. Questo è Turavaddia? Duri? Turavaddia, Vaddia. Non se lo ricordo. No. Di che cosa si occupava questa guardia giurata? Ma sinceramente non... Sa se trafficava droga col cognato Catalano? Questa è la domanda. Sì, con quello là sì, però non so cose dirette quando riguarda questa storia. Ma lo sa o no? Sì, sì. Lo sa, ma non direttamente. Sì, sì. La sua fonte chi è? Ma la mia fonte erano, per esempio, Maurizio Russo, un ragazzo che avevamo noi vicino, che ci dava le informazioni. Ho capito. Senta, lei ha sentito parlare di Fichera Camillo? Sì. Chi è Fichera Camillo? Fichera Camillo è un componente della famiglia Laudani. E in quale zona gravitava? Adesso è un paese, mi sa, non sono sicuro, mi sa, di Aci, una zona di Aci. Può essere Acireale? Sì, la zona di lì, lo conosco un po' pelato. A quale clan apparteneva? Al gruppo dei Laudani. Al gruppo dei Laudani. E di Giacomo Giuseppe Maria ha sentito sì, parlare? Sì, lo conosco, sì. Che apparteneva a quale clan? Il clan Laudani. Responsabile. Quindi aveva un ruolo importante? Sì, sì, sì. Era imparentato con i Laudani come famiglia, sì, di sangue? Con Michele, o con Pippo, con Michele, mi ricordo adesso bene. Michele di cognome come si chiama? Michele Di Mauro. Di Mauro. E, sente, lei ha sentito parlare di un certo Nicotra Santo? Poi mi sa di dietro, se lo conosco. Lo conosci? Sì. Chi è Nicotra Santo? Nicotra Santo era uno che era con la famiglia dei Laudani, uno che costruiva sta roba lì. Ma era con la famiglia dei Laudani, significa che apparteneva alla famiglia dei Laudani? Sì, sì, io l'ho sempre conosciuto così. E di mestiere che faceva? Ha detto costruiva? Sì, mi sa che era un costruttore, una cosa del genere. Sa se aveva delle proprietà terriere anche?
C'aveva un appezzamento di terreno a Trecastagne, che lei sappia? Non so, ricordo. Senta, ha sentito parlare di Turi Macchina? Sì, Turi Macchina l'ho sentito di nominare per la, quando hanno fatto la guada a casa di Panizza Ancio, significa Castorino Ancio, Castorino Ancio. Turi Macchina, la prima volta che l'ho sentito dire è stato lì. Quindi Turi Macchina avrebbe fatto un agguato a Pannizza? Sì, e Pannizza è stato ucciso in questo agguato? No, no, ferito a casa sua a Grevina. Angelo Pannizza è un soprannome o un cognome? No, e Pannizza è il soprannome, lui si chiamava Castorina. Perché è morto poi? Sì. Ucciso o di morte naturale? Ucciso. Quando è stato ucciso? Un po' di anni fa. Senta, sa se voi riscuotavate un'estorsione a San Giovanni della Punta, una o più estorsioni? Sì. Me ne sa indicare qualcuna? Sì, quelli che mi ricordo più, perché non era il mio compito quello, dottore, perciò quelli che mi ricordo... Quello che lei si ricorda? Sì, erano due, mi ricordo, era una ferramenta e uno che ci dava, e un altro che... c'è un grosso supermercato, una roba alimentare che ci dava 1 milione al mese, che andavano a Santo Castorina, deceduto, arrivava la famiglia di Santo Castorina. E chi era questo che dava 1 milione al mese a Santo Castorina? Scuto. Scuto come di nome? Ma che mestiere fa? Che professione fa? Questo qua è uno che c'ha un grosso, cosa di un grosso. Supermercati? Sì, sta roba lì, non ci sono mai stato. Sa anche il marchio di questi supermercati? Se mai l'ha sentito dire? Sì, sicuramente, però sull'istante non mi viene in mente, però questi qua... Può essere il marchio De Spar? Non glielo so dire. Non me lo so dire. Lei sa com'è nata questa estorsione a San Giovanni della Punta da Scuto? Io mi ricordo che... Per quello che lei sa, ovviamente. Io so e mi ricordo che è stato che... Questa storia l'ho saputa dopo la morte di Santo Pannizza, perché bene o male c'è la famiglia... Io sono stato sempre legato alla famiglia Castorina, voglio però. E allora, tramite di Melo Ragusa, di altri miei compagni, Ferone e Giuseppe, e sapevo che la famiglia di Santo Pannizza... venivano, però non era un'estorsione, non era un'estorsione quella di sto signore Scuto, non era un'estorsione. E che cos'era se non era un'estorsione? Era che lui faceva come un pensiero fatto nei confronti della famiglia, e questo qua non era un'estorsione, perché non era, Scuto non era un commerciale taglieggiato. No, non era taglieggiato. Ma lei questo come lo... Io no. Lei che cosa sa invece? Se non era un commerciante taglieggiato, perché pagava 1 milione? Per riconoscenza, come si, una cosa del genere, perché gli dico questo, sai perché, dottore? Perché me lo spieghi. Glielo spiego perché a fascicolo risulterà che io ho fatto sempre rapine, risulterà, no? Il mio compito, facevo sempre questo qua. Allora che succede? Tramite Platania e altre si parlava sempre che problemi come vendere la merce non ce ne avevamo, perché c'era un amico dei Lautani che ci poteva far piazzare qualsiasi merce alimentare. Io non ho mai ho sentito indicare come una vittima sto Scuto, perché poi addirittura ci sono altre cose. Dica, quali sono le altre cose? Le cose sono che il signor Scuto, da parte mia e da parte del gruppo Ferone, doveva essere ucciso in particolare per una cosa. E cioè? Perché quando è andato a ritirare 1 milione dal signor Scuto, Salvatore Ello, non ha fatto più ritorno, no? È stato trovato ucciso, bruciato. E allora si era pensato di prendere sto signor Scuto e si era organizzato per bene. Che succede però, Ferone? Dice, sequestriamo Scuto, però io e altri compagni dicevamo di prenderlo e solo ucciderlo e basta. Invece Ferone no,
se no volevo cambiare tutto. Volevo, no, non se questioniamo, ci facciamo dare 500 milioni all'epoca e lo lasciamo stare, lo facciamo partire da Catania. Noi che cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo detto all'ultimo sì sì va bene, facciamo così, ma non era niente vero, come era nelle nostre mani sarebbe stato torturato. Facci dire com'è che ci ha consegnato nelle mani a Ello Salvatore per farlo uccidere, e poi sarebbe stato ucciso a sua volta pure lui. E poi come è andato a finire? È andato a finire questo progetto, dico, che esito ha avuto? E poi in questo progetto è successo che ci sono state altre cose da fare, e abbiamo avuto, e poi subito dopo abbiamo avuto la guerra interna fra Isciuto e Ferone, e lì siamo cercati di difenderci con tutti, perché eravamo in guerra con tutti a quel punto. Ma mi ascolti, perché voi dopo l'uccisione di Aiello avete pensato che ci fosse la complicità di Scuto? Perché se lui va a prendere lo stipendio lì, essendo che Scuto non era mai stato indicato come una vittima di estorsione, era stato sempre indicato come un nemico, la logica era quella, l'hanno preso lì Aiello. L'unica cosa per saperlo era una, prendere Scuto, torturarlo e sapere la verità. Ho capito. Lei ha detto anche un'altra cosa. Pensava che Scuto fosse amico dei Laudani, pensavate nel gruppo. Si diceva, perché lei faceva rapina ai tir, se c'era Piazza La Merce, sapevate a chi rivolgervi. Sì. Sa se questo è avvenuto qualche volta concretamente? Con me personalmente, no. Con altri del gruppo? Non lo so, se i Pratanie ce l'avevano già portata sta merce, e altre merce, non lo so. Sa chi oltre a lei faceva rapina ai tir? Per esempio Nicotra, Giuseppe lo conosce? Oh, sì, certo che lo conosco. Faceva rapina ai tir? Sì, faceva rapina ai tir. Questo Aiello Salvatore che è morto, lei lo conosceva? Benissimo. Faceva anche lui rapina ai tir? Sì, negli ultimi tempi sì. Sa a chi si rivolgevano Nicotra e Aiello per piazzare la merce? In uno sono venuto io a fargliela vendere tramite quelli della zona di Pigno, no? Una zona qui. E sono intervenuto io che avevano problemi come vendere una cosa di questo genere lì, e li ho mandati lì per fargliela vendere. Poi poi la piazzavano in due fratelli che sono della zona Fossa Creta, no? E si chiamano Sciuto, questi sono due fratelli, uno si chiama Filippo e l'altro il nome non me lo ricordo adesso, e la piazzavano pure lì questa la merce. Quindi non sa di qualcuno che lei conosce che sia andato a rivendere la merce a Scuto, anche se si diceva questo nel gruppo? Da parte mia, sinceramente, no. Non è stata l'occasione di farlo. Senta, quando è stato ucciso Aiello, il vostro gruppo era già in guerra col clan Laudani oppure sì, no? Sì, già era in guerra. E dopo l'uccisione di Scuto, qualcun altro è andato a riscuotere questo milione che non era estorsione, come dice lei? No. A lei questo come risulta? Risulta tramite Angelo Pannizza, Castorina, perché a sua volta Ferone ha litigato con Castorina perché gli aveva mandato Aiello a prendere questi soldi. E perché ha litigato? Qual era il motivo del litigio? Perché non doveva mandare quei ragazzi lì, come ha litigato pure con Paolina Salvatore, non mi ricordo come si chiama, gli devo pure il nome adesso, comunque Paolina, perché aveva mandato a Stella nella ferramenta a prendere i soldi, l'hanno ucciso quando è uscito dalla ferramenta, ma l'hanno ucciso sulla strada. E in questo caso in cui hanno ucciso Stella, sì, che andava a prendere lo stipendio dei ferramenta, intanto lo stipendio dei ferramenta era anche un regalo, un pensiero, lei, come quello di Scuto, era diverso? Quello era uno stipendio che era una persona taglieggiata. Anche in questo caso, voi avete sospettato del titolare dei ferramenta? No, lì no. E perché no? No, perché Stella ci è andato quando ci andava sempre, all'insaputa di Ferone, ci è andato, ce l'hanno mandato.
No, lì non si è pensato perché non... E lei sa com'è stato organizzato l'agguato a Stella? No, io dico no. È stato ucciso dai ferramenta o mentre... Sulla strada. Ho capito. Io per il momento non ho altre domande. La difesa? Lei sa se il signor Scuto conosceva Santo Castorina o la famiglia di Santo Castorina? A mia salute sì. Cosa? Come so io sì. Cioè c'era un rapporto di conoscenza tra sì. Scuto e Santa Castorina? Sì. Ma chi gliel'aveva detto questo? Lì in famiglia noi, significa il Ferroni e Angelo Panizza. Le dissero che conosceva Santa Castorina? Sì. Ma Aiello si recava a riscuotere questo stipendio periodicamente anche sì. da, cioè ogni mese? Sì. Era 1 milione al mese e si recava in certi giorni del mese? No, questo non lo so, anzi non ci dovevo nemmeno andare. Non sapevo? Non ci dovevo nemmeno andare, perché l'ultima volta non ci dovevo andare. E perché non ci doveva andare? Il fine è morto, sono ucciso. Ma le altre volte ci andava in una data fissa del mese? No, come se lei, ho precisato poco fa, non era il mio ramo la cosa delle estorsioni, non era mio quella, cioè se so qualcosa è la sua così. Ma per Stella lei sapeva invece che ci andava periodicamente a riscuotere, ci andava sì, in un certi giorni quello, del mese? Perfetto, sai perché glielo dico? Perché quando è successo quello di Stella, Ferone ha mandato a chiamare a Paolina e nell'appartamento di Bassamo Giuseppe, anzi Bassamo Calogero, che lui non c'era comunque a casa sua, e lì si è discusso forte e gli dice come addirittura glielo mandi lì, sai che c'è la guerra, e addirittura glielo mandi quasi sempre quando ci va sempre, le date sono sempre quelle, per questo sentivo disposto, perché come potete ritirare i soldi era di Paolina. Ma per Aiello non c'è stata la stessa lamentela nei confronti di qualcuno dei capi che aveva mandato questo ragazzo a prendere? Oh, certo che c'è stata, sempre c'è stata, anzi. Quindi c'è stata anche per Aiello sì, la stessa sì, lamentela? Sì, sì. Quindi la stessa considerazione che abbiamo fatto per Stella la possiamo fare per Aiello? No, mi cambia. Cambia perché, allora, la ferramenta era uno da ghiacciato, Scudo non era uno vicinissimo alla famiglia Lautani. Ma se era vicino alla famiglia dei Lautani, perché doveva dare questi soldi al clan degli Sciuto, a Santo Castorina? Io ho detto poco fa, prima, precedentemente che li dava. E questo ci cioè, si disponibile a tagliare. Faceva, per me faceva il doppio gioco, per poter stare tranquillo, si faceva come fanno tanti, no? Ma lei quando è stato sentito il 20 aprile del 2001... davanti alla Corte d'Assise di Catania, quarta sezione supplente, alla domanda avevate delle estorsioni in territorio dei Laudani? Lei risponde sì. La domanda quali estorsioni? C'era Scuto, c'era un ferramenta. Questi mi sono rimasti impressi perché sono morti due ragazzi. Quindi lei parla di estorsioni con riferimento a tutti e due. Però l'ho specificato poco fa, che cosa non... L'ha specificato qui, ma invece in quell'occasione non l'aveva specificato mai. Se lei mi faceva la domanda all'epoca, io avrei risposto la stessa cosa che ho risposto oggi, mi vera, né più e né meno. Se lei mi faceva la stessa domanda all'epoca, gli avrei risposto io. Però allora aveva detto che si trattava di estorsione. Presidente, ha già fatto la contestazione, ha risposto. E andiamo avanti. Quando è stato sentito il 22 gennaio del 99 davanti alla prima sezione della Corte d'Assise di Catania, le viene fatta questa domanda: Castorina Angelo sa se aveva interessi di estorsione ai supermercati? Sì, c'era, non è che sì, c'era un supermercato che adesso è un supermercato grosso che dava uno stipendio a Castorina Santo. Eppure che Santo era morto, questo qua va da sempre, mi sembra che si chiamava Scuto, una cosa così, questi soldi, questo milione al mese, si interessava Angelo a farlo prendere o Paolina. Quindi parla qui di estorsione e di stipendio. Però se lei guarda la stessa domanda di poco fa, uguale. E non solo,
questa estorsione, questa somma serviva per la famiglia di Santo Castorina. No, era per la famiglia di Santo Castorina. Per la famiglia di? Santo Castorina. Sì, dico, questa estorsione serviva per la famiglia di Santo Castorina. Ebbene, le viene chiesto il 22 gennaio del 99. Sì, sempre lo stesso. Quindi arrivava alla famiglia di Santo Pannizza, che era morto. La domanda è: che era morto? Risposta: sì. Quindi esistono, domanda, quindi esistono anche delle estorsioni che servono a mantenere le famiglie dei deceduti? Risposta: sì, non è sempre, non succede sempre, comunque c'è così. Cioè, si parla anche qui di estorsione che serve per mantenere la famiglia di una persona deceduta. Io ho detto, se io mi sono espressa di estorsione, se vuole sentire, la ripeto di nuovo, l'estorsione, io la faccio sentire, però l'ho specificato, era detto che l'estorsione, per dire, perché uscivo un milione al mese, tutto lì, non era il significato, era taglieggiato, quello voglio far capire, non era taglieggiato, significa costretto, perché faceva parte della famiglia. Però questa specificazione prima non l'aveva data. Se lei me la faceva la domanda, glielo ripeto, mi creda, avvocato, glielo avrei ripetuto, perché non ho nessun motivo di incontrare, io non era il mio ramo l'estorsione, non era il mio ramo la droga, completamente. Però lei sa la differenza tra un'estorsione e un'altra è un regalo? Io l'ho specificato adesso, gliel'ho detto, sì, certo che lo so. Ma la sapeva anche nel 1999? Ma se lei mi faceva una domanda, gliel'ho detto, glielo ripetevo, perché lei mi puntualizzava, glielo avrei detto. E la domanda era proprio se era un'estorsione, lei ha detto di sì. Presidente, l'ha già fatta la contestazione. Vabbè, nessun altro. Senta, Di Bella, io volevo sapere una cosa. Lei ha detto che Scuto era vicino alla famiglia dei Laudani? Sì. Ma lei come fa a dire questo? Io lo dico, della famiglia dove ero io, che era un amico, che era un vicinato, che era, faceva parte della famiglia, si interessava, tramite Platerina. Io voglio sapere specificamente come fa lei a dire questo. Ma io non glielo ho detto, come Me lo vuole ripetere cortesemente? Io lo dico, perché non è che io non lo conosco questa persona. Perché si diceva lì, tramite la famiglia di Castorina, la famiglia dei, Ferroni, si parlava di questa persona, di Platania. E che dicevano questi? Per Scudo, che era un amico dei Lamotani, che se c'era bisogno di sminciare roba rubata dei tiri, arrivava l'appoggio di questa persona, signor Presidente. Questo io non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto, personalmente, l'ho detto sempre. Questo gliel'ha detto a lei Ferone, Castorina? Sì, si parlava sempre di questa persona. Poi addirittura dopo la morte di Aiello, ancora di più si parlava di questa persona Scudo. Prima si parlava di meno, dopo la morte di Aiello si parlava di più. Perché la morte di Aiello fu ricollegata, sì, ai Laudani? Sì, si collega ai Laudani, addirittura alla persona fisicamente di signor Scudo, questa persona. Per questo dico, si parlava di più di questa persona di Scudo. Perché se no nemmeno si progettava di ucciderlo, perché non c'era nessun motivo. Ma a parte il discorso dei tir, dicevano che era vicino, così, ma dicevano in concreto cosa faceva per essere vicino ai Laudani? Sì, Presidente, non lo so. Si parla poi di cose grandissime anni fa, cose non dirette, perché una cosa uno ricordasse le cose dirette che ha fatto, diciamo, te li ricordi, te le ricordi, l'hai fatte, e un'altra cosa è ricordarsi le cose che vengono raccontate. Già, ce ne vuole. Sì. Benissimo. Nessuna domanda? Prego. Si presenta soltanto questo. Ha conosciuto lei Castorina? Sì. E quando poco fa ha detto che aveva sentito dalla famiglia di Castorina e da Ferone e altri che era di tipo amichevole questo diciamo stipendio che veniva dato, lei ricorda se anche Castorina le parlò di questo stipendio mentre era vivo? No, perché Santo, l'ho visto con gli, perché io ringrazio, lui era uscito prima di me da
quindi lei comincia, lei diciamo, si riferisce a Sandro Castorino, ci siamo sì. Quindi lei ha conosciuto e ha parlato poi con la famiglia. Sì, sì, ma Sandro lo conoscevo benissimo da tantissimi anni. Per dire, quell'occasione significa che io do il nome e lui vi ringrazia, lui era fuori. Sente, si ricorda quand'è che ha saputo che veniva dato questo, chiamiamolo stipendio, coi chiarimenti che poi ha fatto lei, da quando veniva dato sì, questo stipendio? E di prima non sa niente completamente. Completamente. Infatti si parlava di più dopo, ma quando di aereo che stava sì. Da parte mia, perché l'avevo con lui. Senta, poco fa mi ha detto veniva data e ha usato anche l'espressione per gratitudine alla famiglia. Ma questo chi gliel'ha detto? Sempre Ferone e questi altri? Sì. E le hanno anche detto qual era la ragione della gratitudine oppure no? Perché lei per gratitudine che cosa intende? Ma non so, uno che si sente vicino, uno che si mette a disposizione per altre cose, non lo so, per quale, tante possono essere le cose, perché si mette a disposizione perché gli dà un appartamento quando sono là di danni, o perché si innesta una cosa, o perché tante possono essere le gratitudini per le cose. Quindi lei ricorda che le fu detto gratitudine, ma non ricorda se ci furono ragioni specifiche indicate, no? No, sto chiedendo questo. Senta, poi ha anche aggiunto, faceva una specie di doppio gioco, non ho capito cosa voleva dire, riferendosi a Scuto. Perfetto, perché per tante persone per star bene, no? Significa per non farsi toccare, cercano di star bene con tanti gruppi, perché i soldi lui li dava lo stesso, oppure gli eravamo in guerra con i lautani, vuol dire che cercava perché sempre che era un commerciante di non farsi toccare, no? Quindi lei sa che dava questi soldi dunque anche quando c'era la guerra con i lautani? Io sinceramente non ho mai sentito che non gli dava, infatti se ci è andato a prendere vuol dire che il mese precedente che l'aveva dato. Ah, quindi lei lo pensa questo, non è sicuro? Io ho detto fatto avvocato, se era, non era il mio ramo, sinceramente no. Ho capito. Se no gli avrei risposto perfettamente. Quindi quello che sa di questa estorsione dunque lo sa da questi personaggi che ha nominato Ferone ed altri. Direttamente non ha saputo niente di questa estorsione. È così, ho capito bene? Se devo usare ancora la parola estorsione, io... No, estorsione, richiamiamolo stipendio, non estorsione. Va bene, nessuna domanda, Presidente. Signor Presidente, solo lei negli anni 90... è stato detenuto intorno al 91-92? Sì, sì. E in che periodo esattamente? Allora, nel 90 ero arrivato, nel 90. Poi vengo arrestato nel 91 assieme a Ferone a Santa Tecla. E dove vengo arrestato esco nel 92 da Messina. Quindi nel 91... quando uscì, quando entrò in carcere, se lo ricorda, e quando uscì? Sì, mi sa che era luglio del 90. E se non mi sbaglio, agosto del 92 sono uscito. Sì. Capito, mi sbaglio anche da... Va bene, grazie.